Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sul mio canale, io sono Coridan e riprendiamo la nostra serie su Forest, la nostra serie Survival. Hanno finalmente introdotto il fix del save e sono incazzato nero perché ho registrato mezz'ora il mio computer d'estate, porca Eva, per non dire qualcos'altro. Si surriscalda talmente tanto, ci avrò ad aprirlo, pulirlo, levarci peli di gatto, capace c'è Morgana che ci dorme dentro accucciata. Dovrò levarci tutti sti maledetti peli d'archese e spostarlo dalla base di legno perché si è surriscaldato e mezz'ora di filmato andata a puttane. Era anche bellino, avevo iniziato a tirare le molotov e cose, vabbè. Come mai qui c'è un piede? Perché c'è un piede che sbuca da dentro una... vabbè, boh, da dentro la valigia? Quindi farò episodi brevi, ragazzi, di massimo 10 minuti perché... veramente il computer più di mezz'ora, un'ora acceso non mi regge ultimamente, quindi ci devo dare una bella pulita, una bella scansionata da virus e tutto quanto. Iniziamo la nostra serie dove io sarò il vostro Coridan Grills e vi insegnerò le basi della sopravvivenza sull'isola di... ma questa hostess, mi spiegate perché è morta non così, ma è morta tipo con la testa girata e la mano messa così. Guardate, c'ha il palmo, aspetta. Cioè guardate come ci ha messo la mano, lei praticamente è morta così. Cioè cosa ha fatto? Ha provato a pararsi dal colpo. Cioè come cazzo, chi l'ha uccisa? La montagna che cavalca per ammazzarla, per spaccarla tutta in questa maniera. Comunque, con i consigli che mi avete dato l'ultima volta io premo... ah no, premo niente, aspettate, premo niente. Perché prima devo rompere un po' di valigie che fanno la botta quando vengono aperte. Pallina da tennis, ma mettetela in cuffia. Ma cosa serve per tirarla tipo all'Izzolù di quest'isola e loro... buga buga, rincorrere la pallina? Ci proverò. Allora, porca Eva, m'era venuto. Ah, oh, eccoli i pezzi di elettronica che mi dicevate per costruire le bombe. Perché ci sono, potremmo costruire anche delle bombe a innesco. Spacchiamo le valigie, che è molto importante farlo subito, ma soprattutto per una cosa che appunto mi avete spiegato nel video precedente. Tieni. Ancora sta pallina da tennis. Ma vaffanculo. Ma chi so, Agassi, Nadal, Federer, ma non va, fa culo, buttala via, non la voglio. Ma quante ce n'è? Ma cagiava, che c'era? Che era un aeroplano di tennisti? Andavano. Che cazzo ne andavano di buona? Wimbledon. Allora, buttiamoci anche questo. E cominciamo un po' a prendere pezzo di cloth. Cazzo, sono già arrivati. Costruiamo la nostra fottutissima molotov. Vai. E ce n'ho tre. Per ora diciamo che bastano. Ho già sentito un grido, quindi quelle merde schifose si stanno avvicinando. Ve l'ho detto ragazzi, lo so che volete episodi lunghi da mezz'ora, un'ora. Non mi... cioè ho registrato mezz'ora e ho detto vai, li faccio un bel video oggi ragazzi. Tra l'altro al solito quando poi... ho mangiato un fungo. Dov'è? Dov'è? Allontaniamoci, in questa zona qui ci sono i loro richiami. Oltretutto avevo ucciso, lo so che non è un drago di Komodo, quel lucertolone, mi ero fatto anche un pezzo d'armatura. Vaffanculo, tutte le cose più belle succedono quando non stai registrando, tanto è sempre così. Allora, prendiamo un pochetto di roach. Legna, c'ho tutto. Ok, visto che il gioco, finalmente, previously on Lost... no, volevo prendere il tronchetto. Vabbè, vaffanculo. Finalmente, previously on Lost, salva. Noi andremo in una parte abbastanza lontana, non vicino, perché prima avevo costruito il covo vicino alla caverna. Infatti poi ne sono usciti tre. Oh, bunga bunga. Però io con le molotov, boom, nel mezzo gli ho dato fuoco. Perché non avevi trovato? Che? Allora, mettiamolo il più lontano possibile dall'aereo, perché loro si aggireranno molto spesso intorno all'aereo. Vabbè, penso che sia normale. Non hanno... oh, grande uccello di ferro e di fuoco. Si avvicineranno lì. La spiaggia manco tanto, perché la spiaggia ho visto che di notte arrivano anche dal mare addirittura. Quindi cerchiamo di costruirlo, boh, tipo ecco, su un'altura che possa avere una buona visuale sulla spiaggia. Vediamo un po'. Oltretutto ne avevo uccisi tre. Avevo preso gambe e testa. Avevo fatto anche il totem. Madonna! Io direi di fare la mia tenda qua sullo strapiombo. Tipo vediamo se mi ce la fa costruire sullo strapiombo. No, sulla roccia non si può costruire. Vabbè, la faccio tipo qui. Sul terreno la giro un pochino, che guarda verso di là così. E cominciamo. Ok, manca un legnetto e gli 8 tronchetti di legna. Oh, l'ho fatta anche vicino a un laghetto. Buono, no? Sì, c'è anche l'acqua da bere. Marcia! Ma da... taglio o no? Te,
sta cadazzo. A puta cazzo, tiè. Tiè. E la cosa, ragazzi, essenziale da fare al momento è uccidere quei lucertoloni per farsi l'armatura. Le prime due cose che davvero ho imparato a questo gioco. Perché ci ho giocato tante e poi al solito non salvava, riniziamo tutto. Quindi riniziando tutto le capisci ancora meglio. È come chi a scuola boccia, no? Dopo 4 anni che fai la prima o la seconda, cazzo, avrei capito. E sicché è farsi prima di tutto l'armatura con quei lucertoloni. E successivamente che abbiamo l'armatura, minchia come scarda il computer, vi giuro sento caldo sotto il braccio, minchia farà 50 gradi, ora fermo il video. E poi andare ad ammazzare qualcuno di quei bastardi con le molotov, che tanto dandogli fuoco muoiono subito automaticamente, non c'è da picchiarli 3 ore. E una volta che gli abbiamo dati fuoco prendiamo le teste e le gambe e davanti alla tenda piantiamo il totem, così loro si avvicinano, oh, hanno paura del totem perché vedono le teste. Perché vi prendono tipo come un grande guerriero, no? Cosa vuol dire? Guarda, questo qui cazzo hanno ammazzati 10 di noi, l'ha fatti a pezzi. Oh, grande, grande onore, lasciamolo stare. Però poi alle lunghe, e non vi spoiler, vi manderanno qualcosa di ancora più grande, primordiale, demoniaco, che non avrà paura di un semplice totem. Allora, tagliamo sto cazzo d'albero. Vai, giù, cioppa, cioppala. Cioppa, se finisco nelle caverne urlo, c'è anche un uzzellino lì. Cioppalo, cioppalo, cioppalo. Speriamo che non caschi. Aspetta, vediamo di farlo cascare di qua. Che non caschi a valle. E casca a valle. Ora mi tocca andare a prendere legni in culo. Mi tocca andare a prendere. Lì, rotolano, rotolano a fanculo ovviamente. Ok. Mettiamoci anche questi due. Dai, mancano gli ultimi due. Dai, 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 mancano gli ultimi due. Dai, dai, dai. Allora, prima che vada a fare in culo sto legno, questo, questo, li porta su due tronchi d'albero così sulla spalla. Nemmeno Schwarzenegger ai tempi d'oro e faceva canone il barbaro. Crom, I never pray you before. I have no tongue for it. But give, grant me revenge. E se tu non mi ascolti, allora balla malora. Allora, ora noi ci mettiamo qui. Porca true, funzionerà. O se non funziona stavolta mi incazzo. Premiamo. Premiamo Z per dormire. È notte. Concludiamo il video facendo una cosa, così mi incazzo in diretta. Allora facciamo così. Facciamo load e vediamo che succede. Vediamo, vediamo. Cazzo! Funzionerà sto save. Oh! Il save, ragazzi, sembra più lungo. Cioè, quanto cazzo ci mette a salvare? Porca trocchia. Vabbè, comunque, ragazzi, e ora vediamo se funziona il save. Carica 3 ore. May take a moment. Chiamalo moment. Un moment lo devo prendere io, ma per il mal di testa mi fate venire. Dio buono, tutti sti giuini in alfa, vanno una sega. Comunque, ragazzi, il primo episodio finisce qui. Episodi brevi, ve l'ho detto. Mi scoppia la tower, non mi regge. Mezz'ora di filmato, ci facevo 2 episodi. Vaffanculo al mondo. Beh, al solito fatevela prendere bene e speriamo che sto loading si sblocchi. Ciao, alla prossima.